Ed ora vedo che i Lice sono qui di fronte a me e quindi li invito a accomodarsi nel nostro piccolo salotto e propongo un grande applauso. Che prego ragazzi, sedetevi. Allora, al momento ne vedo quattro, ne manca uno solo. Dov'è Fabio? Hanno fatto veramente un bello spettacolo, devo dire. Complimenti per i vostri brani. Noi oramai li conosciamo da tempo come retromarcia, mi permetto di dirlo. Abbiamo collaborato diverse volte, quindi sono nostri amici, grandi amici. Quindi, io la prima domanda che vi voglio rivolgere è quella riguardo al nome del vostro gruppo. The Lies, se non erro, dovrebbe significare in inglese bugie, no? Ci siamo. Quindi ora io voglio uno che mi risponda e che mi spiega per quale motivo questo nome. Allora, è inutile essere falsi a voler cercare un significato particolare a questo nome. L'abbiamo scelto semplicemente perché suonava bene. Poi in occasione del dono d'avvasto, alla stessa domanda, il nostro chitarrista ha risposto così. Allora, diciamo che è successo tutto all'improvviso, perché al dono d'avvasto due anni fa era la presentatrice, ci ha chiesto perché il nome, e noi, per non fare una brutta figura di fronte agli altri che tutti i significati particolari, abbiamo detto che là si significava il voler svelare la verità che si nasconde appunto dietro le bugie, che saremmo noi. Quindi un consiglio: non credeteci, perché noi diciamo un sacco di cazzate. Questo è il consiglio che vi diamo. E niente, questo è il significato principale del nome. Poi la frase è vera, ma la motivazione usata è falsa. In pratica con noi non si capisce che cos'è la verità e che cos'è la bugia, e penso che non si possa capire mai, però. E ciò è molto è da far capire che il nostro nome ci mette in imbarazzo un sacco di gente, perché cioè noi ogni cosa che diciamo, chiamandoci Lies, può essere una bugia. Quindi anche se diciamo una bugia, anche la bugia può essere una bugia e quindi può essere verità. Tipo Andrea adesso che cosa sta dicendo? E qui propongo un applauso perché ci sta benissimo. Noi purtroppo non vi vediamo, ma vi possiamo sentire, quindi siate calorosi. Ora io dico un piccolo aneddoto che mi è stato segnalato mentre voi suonavate, no? Questo lo rivolgo a lui. Mi è stato detto: per quale motivo avete scelto Luca Di Risio come componente effettivo dei Lies? Perché notano una certa somiglianza nella sua persona. Vuoi aggiungere? Forse ti è stato rivolto altre volte. No, so che è Giovanni. Quindi sì, purtroppo devo dirlo. Sì, purtroppo mi attribuiscono questo aggettivo. Mi ha avvicinato il signor Galante che mi ha detto: di questa cosa al microfono, quindi la dico. Come ho allora, no, ringraziamo io Giovanni. Vi invito davvero a restare sino alla fine, perché ho davvero molte cose da dire. C'è una che siamo ancora in discussione se dirla o meno, quindi adesso ne parlerò un po' con la regia, perché sembra una cosina un po' troppo pesantuccia da dire, però lo scambio è stato equo, quindi noi diciamo questa cosa al microfono, loro compravano all'incirca 5 biglietti dei Game Boy, quindi io quasi lo direi, no? Bene, allora, volete dire qualcosa riguardo alla manifestazione? C'è qualcuno, magari uno che non ha ancora parlato? C'è Luca, il mitico bassista, che tra l'altro... Buonasera, oh, bella manifestazione, organizzata benissimo, sta andando bene, c'è gente, quindi meglio così. Che si vuole, non poteva andare. Esattamente. Aspetta, una domanda minima che c'è da fare, ma i costumi li preparate a casa oppure? No, io no, Fabio si dice. Andrea e Fabio. Vabbè, ma così come vengono poi. Fa spettacolo, diciamo. Prego, prego. Niente, voglio sottolineare che è fantastico il parchetto retroscena dopo lo spettacolo. Ci sentiamo veramente. Oh, ci sentiamo importanti, perché siamo qua su un pavimento rosso, sul backstage, ci fanno le domande. Grazie a tutti, ciao. No, che tra l'altro loro hanno fatto pressione per avere i loro pass,
perché volevano sentirsi importanti mentre passavano tra la gente. Quindi questo glielo riconosco, perché penso faccia piacere a tutti, no? Allora, Andrea, se vuoi, io vi invito innanzitutto a visitare il loro sito web, che è www.licerock.com, se non erro, quindi benissimo. E vi invito, il MySpace, dillo tu perché non me lo ricordo. Ah, è www.myspace.com/licerock. Licerock, perché non si è sentito. No, vi garantisco che troverete davvero, davvero delle belle, belle cose. Cioè, cercate solamente di guardare le immagini che ci sono. Forse avranno speso 8.000 euro per fare quel servizio fotografico, però rende moltissimo vederlo sul web. Noi dell'organizzazione abbiamo dovuto visionare un po' tutto nel corso dell'organizzazione, quindi abbiamo visto i loro siti web, abbiamo visto se erano appropriati per la nostra manifestazione, quindi vi invitiamo a visitarli, a scrivere e a scrivere anche sul nostro sito web, che è www.trisummernights.com. Abbiamo visto un po' di commenti nella serata di ieri, quasi tutti positivi. Alcuni negativi, a cui risponderemo al più presto, ovviamente in questi giorni siamo impegnati, quindi penso che lunedì riceverete le risposte che state aspettando. Io ora mi consulto con la regia se il prossimo gruppo è pronto. Non è pronto il prossimo gruppo, ma no, un tantino. Benissimo, allora vuoi ricordare qualcosa? Vuoi ringraziare? Ah, vuoi raccontare un piccolo aneddoto successo oggi pomeriggio, no? Perché noi siamo in 7 ad organizzare il tutto e abbiamo uno staff di 20 persone, no? Anche di più. Dalla ecco, regia mi salva pronti. E mi para il fondo schermo. Io voglio dire semplicemente che due degli organizzatori, per montare questo telo che voi trovate di fronte a voi con la scritta Three Summer Nights, si sono fatti un male cane, perché uno è finito nel poliambulatorio e ha un cerotto in testa, lo riconoscete, ed è Antonio. Il più brutto. Che si è tagliato... E non ha sofferto, ha continuato a lavorare fino a quando il sangue non gli scorreva a fiumi. E quindi abbiamo medicato immediatamente, poiché noi siamo assicurati, giusto? Sì, infatti. E ringraziamo inoltre l'amministrazione comunale, che ci ha dato un grosso aiuto, soprattutto oggi, per preparare la serata di domani. Il grandissimo Orazio. Il grandissimo Orazio, tecnico luci ed elettricista d'eccezione. E quindi adesso noi ringraziamo Elias, ringraziamo anche la Prologo, perché ha dato un supporto non indifferente. Molto non indifferente, anzi. Adesso noi salutiamo Elias e li ringraziamo per essere stati qui con noi questa sera. E lasciamo spazio. Noi speriamo di vederli qui domani e adesso è il turno.